Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi finalmente un nuovo video a tema Harry Potter, ma anche Marvel, ma anche Etna Comics, ma anche tantissime altre cose. E ragazzi, sono tornato, l'estate mi ha già travolto e anche il lavoro, quindi i contenuti, lo sapete, ormai mi conoscete da anni, nel periodo estivo diventano un pochino più radi, ma ci siamo qui e adesso riprendiamo. Ragazzi, oggi tantissime novità, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando sempre il mio codice sconto 7Potter, potete acquistare qualsiasi cosa e avere in omaggio sempre un paio di calzini super nerd. Il codice sconto 7Potter è riutilizzabile tutte le volte che vorrete, è sempre cumulabile con le promozioni di Pumpling e trovate i link sotto in info box. Trovate anche la mia vetrina Amazon con tantissimi prodotti selezionati da me a tema Harry Potter, ma anche di tanti altri fandom. E naturalmente, accedendo ad Amazon tramite uno dei miei link ed acquistando anche cose che non fanno parte della mia vetrina, Amazon mi riconoscerà una piccolissima percentuale che aiuterà il canale a crescere. Quindi grazie in anticipo qualora voi decideste di acquistare su Amazon passando prima da uno dei miei link. Grazie mille per il sostegno. Detto questo, ragazzi, bando alle ciance e cominciamo perché abbiamo tantissima roba da aprire. Io comincerei da questo pacco che già attende da un bel po' e del quale io non conosco il contenuto, so che il tema è Harry Potter, mi è stato detto questo, e si tratta di un pacco che mi è stato inviato da Kit & Brand, che naturalmente vi linko sotto in info box, trovate il profilo Instagram in info box, la mail per poter contattare Antonella, che ringrazio tantissimo per avermi inviato questo pacco e che ha avuto tantissima pazienza perché davvero ce l'ho da fin troppo tempo. Quindi ragazzi, vediamo cosa mi ha inviato Antonella, che si occupa di creazione di grafiche personalizzate di stampa su qualsiasi tipo di supporto. Quindi che siano le classiche tazze, cuscini, non lo so, mattonelle, ardesia, legno, qualsiasi tipo di stampa vi possa venire in mente. Lei riesce davvero a stampare su qualsiasi superficie e può stampare sia testi che foto che vostri disegni. Potete tranquillamente contattarla e il limite è solamente la vostra fantasia. Quindi vi consiglio caldamente di andare a guardare i link sotto in info box. Ma adesso basta e apriamo il pacco. Ok, primo strato eliminato. Adesso apriamo il nostro pluriball, tutto imballato super super bene e protetto. Benissimo, ci siamo. Andiamo ad aprire la nostra scatola ed è piena piena di roba, quindi direi di cominciare da questa che è carta. E qui abbiamo un sacco di cose. Ok, troppe cose. Quindi andiamo per ordine. Cominciamo da questo che sembra un articolo più semplice da aprire e vediamo cosa c'è. Vedo già un Dobby super super carino. E si tratta di grafiche originali, queste che lei utilizza per le sue stampe, ci tiene molto a questa cosa ed è molto molto giusto dirlo ed è bellissima. Abbiamo Dobby l'elfo libero ed abbiamo questa che è un sacchetto porta occhiali evidentemente ed è davvero bellissimo. Questa grafica di Dobby ma neanche del trio, queste grafiche sono state realizzate da Rosa Cicconi. Lei ci teneva tantissimo che io lo dicessi ed è giustissimo visto che gli artisti vanno supportati. E quindi, ragazzi, è una grafica bellissima e devo dire che è uno dei Dobby più carini che io abbia mai visto. Solitamente mi inquietano un pochino, infatti ho pochissime cose di Dobby, ma ha una faccia davvero molto molto simpatica, quindi davvero super super bello, grazie mille. E vedo che lo stesso Dobby è anche stampato su questa pezzuola per gli occhiali. E ragazzi, io ovviamente indosso gli occhiali, quindi super super utile. Questa sarà la mia nuova passatempo
pezzuola per pulire gli occhiali e questo il suo fodero. Super super carinissimi, davvero grazie mille. E poi qui vediamo cosa abbiamo, vedo del sughero. Abbiamo ancora il nostro bel Dobby con il sottotazza. Quindi andiamo ad aprire anche questa. Ok, ci sono riuscito e ecco che abbiamo qui questa magnifica tazza con la stessa grafica di Dobby. È davvero molto molto bella. All'interno abbiamo anche una bustina di tè, carinissima. È stata davvero troppo troppo gentile Antonella e hai mandato un sacco di cose, ma questa tazza super super bella con Dobby e abbinato abbiamo anche il sottotazza. Ah, mi hai mandato davvero un sacco di cose, sono super super contento, ma ti sei disturbata davvero un sacco e ancora non è finita perché abbiamo due magneti, uno sempre con la grafica di Dobby e uno invece con lo stemma di Hogwarts e poi abbiamo anche questo che è un segnalibro molto carino, è uno di quei segnalibri di metallo che mi piacciono un sacco che si vanno ad infilare tra le pagine, anche questi molto molto carini. Eccolo qui, abbiamo Edvige con la scopa, gli occhiali, la sciarpa di Grifondoro. Io li preferisco davvero, sono molto molto belli questi segnalibri perché sono sottili, resistenti, non si strappano e si vanno ad incastrare tra le pagine e comunque sono molto sottili, quindi non resta aperto il libro quando magari lo vai a mettere in libreria. Quindi mi piacciono tantissimo. Ovviamente tutto quello che vi sto mostrando con queste grafiche può essere realizzato con qualsiasi grafica voi vogliate, quindi se avete una foto, avete un disegno fatto da voi, delle grafiche fatte da voi, lei le può stampare sul segnalibro, sulla tazza, sul sottobicchiere, sulla pezza per gli occhiali, sul portaocchiali, su qualsiasi cosa. E ancora non abbiamo finito perché mi ha mandato davvero un'esagerazione di cose. Mi aveva accennato qualche articolo, ma non mi aveva detto la verità perché le cose sono decisamente molte, molte di più. Abbiamo anche questa busta, super carina, anche questa qua con Dobby. Mi sa dove adesso andrò a mettere dentro tutte queste cose. Anche questa personalizzabile ed è super, super bella. Ma quanto mi piace questo Dobby, è davvero super carino. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. E ancora abbiamo sempre Dobby. Cos'è questo? Vediamo, andiamo a scoprirlo. Apriamo subito. Ok, dovrò essere brutale, dovrò strappare. Qui abbiamo questo che è molto carina. È una sorta di tovaglietta che potrei usare come tovaglietta da mettere sotto il mio portatile quando monto i video per YouTube, quando lavoro a PC. Questa mi sembra molto molto carina. Può naturalmente essere utilizzata anche per la colazione, perché abbiamo qui tutto un bel set per la colazione, però ho paura di sporcarla e mi sa che la utilizzerò come base per il mio portatile, per il mio Mac. E poi c'è quest'altra busta con tantissime cose e vediamo cosa c'è scritto. C'è un bigliettino all'interno e direi di andarlo a leggere. Non so se sia un bigliettino personalizzato per me o generico. Ciao, ricevi questo pacchettino in regalo perché hai fatto un acquisto da me. Ho realizzato una grande scatola piena di oggettini di varia natura, bigiotteria, materiale creativo, accessori per la casa, giochi, eccetera. Ogni 5 euro spesi realizzo una pescata chiamata Scoop. So bene cos'è uno scoop perché, nonostante la mia veneranda età, anch'io utilizzo TikTok e lì vanno fortissimo. E infatti Antonella qui ci dice che tramite il suo account Kitten Brand è possibile vedere anche i video di questi scoop. Sopra i 25 euro, oltre le 5 pescate, quindi una pescata ogni 5 euro che si cumula, ci sarà un omaggio più consistente in più. Sperando di aver realizzato una cosa carina o almeno curiosa, ti ringrazio per il tuo acquisto e ti aspetto per il prossimo. Quindi questa è una busta che viene inviata a tutti coloro che fanno degli acquisti.
E inoltre stavo per dimenticarlo, sostenendo Kit & Brand, quindi accostando dal suo profilo tramite la sua email, specificando che vi mando io, vi verrà fatto uno sconto ulteriore del 10% su una spesa minima di 20 euro. Vediamo cosa c'è qui dentro. Vedo già tantissime cose. Abbiamo un elefantino carinissimo, ma abbiamo anche questi che sembrano essere una sorta di Pokémon di mostri molto molto divertenti. Vediamo cosa c'è scritto: giochi preziosi. Questi sicuramente mio nipote andrà pazzo. Abbiamo dei pupazzi, ma abbiamo anche ad esempio dei materiali creativi come questi qua, fili di cotone. Abbiamo dei ciondoli, davvero tantissime cose. Questa collana con un pendente a forma di cuore, una toppa, una cartolina, ci sono davvero un'infinità di cose, c'è ancora mostri. È molto divertente questa cosa degli scoop con tutti questi omaggini casuali, una bella busta che comunque ti rende sempre felice. Naturalmente ringrazio tantissimo Antonella per la sua gentilezza, disponibilità, per la sua bravura, per tutto quello che mi ha mandato, grazie davvero tanto e ragazzi vi invito a seguirla sotto in info box, trovate tutti i suoi riferimenti, mail e contatti vari. Grazie mille e passiamo al prossimo pacco. Il prossimo pacco invece mi è stato inviato dai ragazzi di Ash Pokémon Seller che mi hanno contattato su Instagram, li trovate lì con la loro pagina dedicata alla compravendita di carte Pokémon, quindi se siete collezionisti di carte Pokémon, ragazzi, dovete assolutamente seguirli, loro comprano e vendono e hanno anche un negozio Vinted dove vendono le carte Pokémon, ma da poco vendono anche dei pezzi di pellicole originali di Harry Potter, perché sono entrati in possesso di alcune pellicole, in particolar modo quella del prigioniero di Azkaban e del principe Mezzosangue, e hanno diviso questa pellicola in segmenti da 8 frame e vengono venduti a 3 euro l'uno su Vinted, quindi il prezzo è assolutamente onesto, quindi vi lascio sotto in info box il link al loro negozio su Vinted, trovate anche il mio naturalmente sotto in info box, io lo utilizzo tantissimo e quindi ragazzi andate a darci un'occhiata. Io infatti ho anche delle carte Pokémon messe da parte e chiederò loro una valutazione, vediamo se magari vorranno acquistarle perché io non le colleziono più da molto tempo. E all'interno di questo pacchetto vediamo cosa troviamo, naturalmente dei frame dei film di Harry Potter, ormai ne ho davvero tantissimi e fanno sempre super piacere riceverli e metterli in collezione e vediamo cosa c'è all'interno. Ok, ci siamo e vediamo come sono e quali scene, soprattutto abbiamo beccato, ecco qui il loro bigliettino, adesso ve lo faccio vedere meglio. E poi ecco qui, frame di Harry Potter, arrivano così semplicemente tagliati e ecco che ne abbiamo qualcuno. Qui abbiamo Harry in infermeria, la scena dell'infermeria, non credo sia Harry o sì, forse Harry, sì, con Ron ed Hermione, quindi prigioniero di Azkaban o no, Camera dei Segreti. Quindi prigioniero di Azkaban, ragazzi, se sbaglio scrivetemi voi nei commenti a quale film si riferisce. Qui abbiamo invece il professore Piton che entra nella Stamberga strillante e poi abbiamo anche Hermione e Harry sempre all'interno della Stamberga e poi qui invece abbiamo dei frame con Harry e poi ancora un'altra scena dell'infermeria con Ron e Hermione, ecco qui, quindi poco prima di utilizzare la giratempo, e poi quest'ultima scena dove abbiamo Harry con Hermione e Ron, c'è anche Neville e siamo qui invece all'interno della sala comune di Grifondoro. Ragazzi, sono sempre molto molto belli questi frame, sono molto belli da tenere in collezione perché sono pezzi di pellicola ovviamente utilizzata nel cinema, pellicola cinematografica e mi piace davvero tantissimo. Andrò anch'io a sbirciare sul loro shop così da andare a scegliere qualche altro frame.
interessante da poter aggiungere alla collezione. Io ne ho ormai di quasi tutti i film e quindi sono sempre super super graditi. Ragazzi, vi ricordo Ash Pokémon Seller, li trovate su Vinted e su Instagram. Io vi ringrazio tantissimo e quindi ragazzi, tutto sotto in info box. Terzo pacco che mi è stato inviato già da un po' è questo qui che vi avevo già mostrato su Instagram. Mi è stato inviato da Panini in occasione dell'uscita del film di Animali Fantastici, I Segreti di Silente, e mi è stato inviato questo che è naturalmente Schermi Incantati. Quindi, come ogni rilascio di film della saga, abbiamo sempre uno Schermi Incantati che andrà ad unirsi alla nostra collezione. Anche questo, come al solito, è molto molto carino, molto ricco di contenuti. Qui abbiamo il bigliettino che mi è stato inviato da Panini e abbiamo molti inserti all'interno, come ad esempio questa pubblicità della testa di porco, abbiamo l'etichetta della burro birra, ma abbiamo anche i volantini delle elezioni e quelli là con promozionali con Silente e Grindelwald, e poi abbiamo anche questo poster qui con il Kilin. È davvero come al solito molto molto ben realizzato. L'ho trovato leggermente meno ricco rispetto a quelli precedenti, ma credo sia semplicemente una questione che il film non ha così tanti elementi che si prestano ad essere inseriti in forma cartacea nel volume. Molto bello questo poster con il Kilin che si va ad aprire per intero, questo realizzato ovviamente da Mina Lima, e poi abbiamo tantissime informazioni sulle location, sui vari attori, su tutto quello che è stato utilizzato all'interno del film, i vari prop, le varie idee che hanno avuto. Qui abbiamo una lettera di Hogwarts firmata da Silente, questa è la lettera che serve a far accedere Newt all'interno della prigione tedesca. Quindi ci sono delle piccole chicche molto molto carine. Devo dire che vale la pena assolutamente prenderlo per metterlo in collezione assieme ai due precedenti. Quindi ringrazio sempre tantissimo Panini per avermi inviato una copia e magari più avanti vi mostrerò il libro più nel dettaglio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti e se l'avevate già preso, trovate il link per acquistarlo su Amazon in info box. E adesso parliamo velocemente di Etna Comics, che si è svolto circa 2 settimane fa e naturalmente anche lì ho preso qualcosina, niente di eclatante, però qualcosina sono riuscito a portare a casa. In primis ho avuto il piacere di rincontrare dopo diversi anni Sio, che non vedevo da un po', è stato sempre super gentile, super divertente, abbiamo scambiato 4 chiacchiere e è stato così gentile come al solito da firmarmi qualcosa. E in questo caso ho portato una stampa di Alberto Turturici che aveva realizzato in suo onore e che a quanto pare mai nessuno gli aveva portato per essere schiacciata. E infatti mi ha raccontato che lui possiede la tavola originale di questa stampa e mi ha realizzato appunto un bordino tutto attorno, una cornice con i suoi personaggi iconici. Eccolo qui, questa è la stampa del super cane magico con un piccolo Sio sopra e mi ha realizzato qui attorno tutto questo paesaggio con appunto il super cane magico. Abbiamo qui sotto un piccolo Sio che mi saluta e poi una sorta di talpa robot, il classico sole sorridente di Sio e poi diverse nuvolette, uccelli, delle montagne e qui è firmato in basso da Sio. A me piace tantissimo, ho già tantissime cose firmate e disegnate da Sio, come la copertina che mi ha personalizzato del Tribro, la tela che ho appesa qui in camera, ho diverse cose sue e nel frattempo mi ha anche voluto firmare, è stato molto gentile, questa copia di Mega Tri Magiocco, che è un fumetto che è arrivato in edicola da poco. E quindi me l'ha firmato all'interno, me l'ha dedicato. Ciao Antonio, con questo faccione sorridente e questa firma. Io ho tantissime cose di Sio, questo lo avevo già, e quindi probabilmente se qualcuno volesse averlo, lo metterò in vendita su Vinted.
semplicemente al prezzo di copertina o anche qualcosa meno, in modo che magari qualcuno che volesse una firma di Sio può prenderlo. Ovviamente c'è scritto ciao Antonio, lui l'ha dedicato a me, quindi potrebbe acquistarlo o qualcuno che si chiama come me, che si chiama Antonio, o qualcuno che semplicemente lo vuole anche se è dedicato a me. Quindi, visto che io ho tantissima roba firmata da Sio, lo metterò su Vinted e magari posso rendere contento qualcuno. E poi, invece, da grandissimo fan appassionato Marvel, ultimamente mi sono dedicato un po' anche a questo genere di acquisti. Intanto, volevo farvi vedere questo che ho acquistato da Pandora, ed è il martello di Thor, il Mjolnir, che mi piaceva tantissimo. L'ho acquistato e l'ho aggiunto al mio bracciale assieme al ciondolo di Harry Potter. Mi piacciono davvero tanto. Mi piace questa deriva un po' nerd che ha preso Pandora. Infatti, ho deciso di prendere due ciondoli e di utilizzare il bracciale perché lo trovo comunque assolutamente unisex. Quindi va bene così. Mi piace e l'ho preso. Fatemi sapere voi se lo avete. Se avete acquistato i ciondoli Marvel, ce ne sono tantissimi. Io al momento ho optato solo per il Mjolnir, ma magari ce ne saranno anche altri in futuro. Ad esempio, il reattore Hulk di Tony Stark mi attira tantissimo. E c'erano tanti disegnatori Marvel presenti a Etna Comics. C'era ad esempio Gabriele Dellotto, di cui già possiedo qualche stampa firmata, e c'era anche Simone Bianchi, che anche lui è un famosissimo illustratore della Marvel. Ho acquistato una sua stampa numerata e firmata, che è questa qui. Questa qui di Thanos con le gemme dell'infinito, che qui in basso è appunto firmata a matita da Simone Bianchi ed è numerata. Abbiamo fatto una foto assieme e acquistando questa stampa ho partecipato ad una lotteria. Da lì a poche ore sarebbe stato fatto un sorteggio per vincere un disegno originale di Simone Bianchi. E ci sarebbero stati circa 8 vincitori e io sono stato molto fortunato perché sono stato sorteggiato e come me è stato sorteggiato anche il mio amico Graziano che era lì con me, che io ho convinto ad acquistare una stampa e anche lui ha vinto il disegno personalizzato e io ecco qui il mio disegno personalizzato originale di Simone Bianchi mi ha realizzato questo Spider-Man con i suoi sensi di ragno attivi. Mi piace tantissimo, credo che lo farò incorniciare. Me l'ha dedicato a Antonio Simone Bianchi. L'ha realizzato, ragazzi, in 5 minuti, ma a me piace tantissimo. Spider-Man è uno dei miei personaggi preferiti, soprattutto quello di Tom Holland. A me piace tantissimo. E comunque questo Spider-Man mi ha reso davvero molto molto felice. Invece, Graziano, il mio amico, ha realizzato Wolverine. Ragazzi, è sempre molto bello incontrare i disegnatori Marvel, vedere le loro stampe, i loro disegni originali. C'erano anche tantissimi disegnatori Disney, c'era Paolo Mottura, c'era davvero di tutto e di più. Giulio Rincione, che anche lui ha collaborato comunque con nomi importanti come con Dylan Dog e tantissime altre cose. Quindi, davvero una bella edizione dal punto di vista fumettistico. E mi sono portato a casa anche questo bel disegno. Ragazzi, adesso la smetto di annoiarvi. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Fatemi sapere qual è la cosa che più vi piace tra quelle che vi ho mostrato. Fatemi sapere cosa ne pensate. E io vi ricordo ancora una volta di andare a sbirciare sotto in info box. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video che andrò a registrare subito dopo questo. Un nuovo video a tema Vinted. Perché, ragazzi, anche lì ho acquistato tante belle chicche a tema Harry Potter. Detto questo, chiudo il becco e vi saluto. Ciao!